adesso non l'ho scritta io, l'ha scritta un cantante che non c'è più, è scomparso ormai quasi una decina di anni fa, e ha fatto questa canzone insieme a Brian Eno, ed è stata utilizzata nei titoli di coda di Strade Perdute di David Lynch. Lui è David Bowie, e la canzone si intitola Deranged. È la canzone che dà il titolo a un mio mini album dedicato a lui. Ho aspettato l'età matura per sentirmi in grado di... L'ho sempre cantato, però insomma pubblicamente magari è un confronto non facile, insomma. Però l'unico modo per fare le cover alla fine è portarle dal proprio territorio, no? Non ha senso di farle, soprattutto David Bowie, secondo me. A maggior ragione non ha senso di farlo uguale, perché non puoi che fare peggio. Quindi nel disco ci sono i miei elementi soliti, che sono gli arrangiamenti orchestrali con gli archi, le trombe, pianoforte, un sacco di cose. Quindi invece la faccio in una versione super scarna. I'm deranged. Oh,
abbiamo sul palco Lorenzo Mazzilli, non solo Johnny Cash Project ma anche Giant Undertow, che è un progetto molto bello il suo personale che trovate su Spotify. Facciamo un'altra canzone che non ho scritto io, non l'abbiamo scritto noi e che continuo a non ricordarmi. Cioè, la canzone la conosco. Ormai è una tradizione. Una tradizione. Anche se l'avessi imparata a memoria, continuo a usarla. Problemi di identità.
Adesso c'è... Ah già, che c'è? C'è un'altra... Serve un'altra chitarra. L'unico blues vero che abbia mai scritto, o almeno mi viene da pensare che sia un blues. Thank you.
Troppi cavi. È tolto il fumo. Ho tolto quello, sì. Alla fine arriva il districatore di casa. Il districatore. Ma di lavoro. Prima o poi ce lo potremo permettere. Ci vuole una laurea per farlo. You have
prossima canzone è un dittico. Un dittico? Nel senso... dittico. Nel senso che sono due canzoni che alla fine colleghiamo sempre, da sempre, non so perché. Forse perché prima è strumentale, due da poco, che si intitola Amor. Invece la seconda canzone è la canzone che dà il titolo all'album, Long Walks in the Dark, lunghe camminate nel buio. Necessarie a volte, no? Per poi vedere il giorno dopo, insomma. Uno potrebbe dormire, però invece ogni tanto si trova a camminare nella notte, reale o metaforica che sia. E questa canzone nasce in un modo particolare, insomma, che c'è qui, che già mi ha sentito, si tappi le orecchie perché ha sentito mille volte. Mi riferisco a un angolo laggiù. Nasce così, due giornalisti svizzeri in un giornale svizzero, durante la pausa caffè si sono messi a scrivere delle recensioni di alcuni album, e ne hanno scritte tante recensioni, hanno scritto 50 recensioni di album. Loro sono dei giornalisti musicali, sembrerebbe normale, se non che hanno scritto le recensioni di album che non esistono, quindi si sono inventati i titoli non solo dell'album, ma tutta la scaletta delle canzoni, la tracklist degli album, hanno fatto le copertine, la durata. Secondo me in Italia questa cosa qui sarebbe finita lì, invece lì questa cosa l'hanno fatta diventare un libro con cui hanno girato il mondo, tanto che anche Anna Calvi voleva partecipare in qualche modo a questa cosa. Poi forse è rinsavita e non l'ha fatto. Invece a Livorno, da cui vengo, anche se non sono livornese, ma ho vissuto lì per 43 anni, siccome a Livorno c'è un vento molto forte, qui c'è un livornese in sala, quindi lo può testimoniare, il libeccio, che colpisce molto nella testa, insomma, abbastanza fastidioso, e secondo me in qualche modo influisce nel modo di pensare dei livornesi, che hanno deciso, il comune di Livorno, ha deciso di investire nel fare un album di cover di uno di questi album inesistenti. Quindi ha chiamato i musicisti livornesi, dei quali c'ero anch'io, prima di trasferirmi a Bologna, e hanno preso un album di un certo Scotty Pohn, che era un tedesco che era in vacanza in Italia e che ha fatto un album che si intitola Fiumicino. Ovviamente non esiste niente di tutto questo. Di tutto questo esistono i titoli e la recensione che è finita in questo album. E il Comune di Livorno, insieme a un'altra associazione, hanno investito, hanno prodotto un vinile in tiratura limitata, però insomma una bella tiratura, ed è stato presentato anche in presenza di questi due svizzeri che sono scesi dalla Svizzera per assistere a questa cosa folle. È stato presentato in due serate in un centro di igiene mentale, che mi sembra un modo migliore. Con gli abitanti di questo centro obiettivamente molto contenti vedere delle persone insomma altrettanto sulla stessa lunghezza d'onda, quindi essenzialmente questa canzone ufficialmente non l'avrei scritta io, ma l'ha scritta Scotty Pohn, che era questo tedesco in Italia in vacanza, tant'è vero che sentirete che nella canzone canto in italiano, perché essendo lui un tedesco in Italia un po' di italiano ce l'avrà messo. All'inizio pensavo di cantarlo con l'accento tedesco, non so Fluse cosa ne penserebbe. Poi ho detto dai, forse è troppo. Però ecco, questa è la genesi non della prima canzone che sentirete, ma della seconda, Long Walks in the Dark. Thank you.
un sorriso, come un fiore alla finestra bagnato dalla luna. Lo sguardo era diverso, lontana la fortuna, e subito ho capito che tu non eri lì. Prima di andare a fare l'elettrica,
mi dico sempre il concerto comincia ore e ore prima di arrivare nel posto, nel senso che quando saremo in macchina è già cominciato e poi lo portiamo qua. E ringrazio tantissimo l'Agorà, grazie mille, è stato proprio molto molto bello essere qua. Ringrazio la padrona di casa, che non so dove è adesso. Situazioni così sono veramente preziose per i musicisti e anche per il pubblico, assolutamente. E trovare un pubblico così attento, mi verrebbe da dire, va bene, domani siamo a Cattolica, se volete venire, vi portiamo in tour, insomma. Grazie mille davvero a tutti, grazie davvero tanto. E salutiamo, grazie a Fuse, non so dov'è, è con più alto, io non lo riesco a dire. Si è seduto forse. Grazie mille anche a lui. E vi salutiamo con questa canzone che avrei voluto intitolare Satellite of Love, però l'aveva già scritta qualcuno e sentitela solo Satellite, ma parla comunque di amore. Satellite, grazie ancora. See the sun. Smile, it's a miracle.
Grazie ancora. Grazie mille, grazie per la presenza. Grazie. Se l'ha detto, no, questa non la facciamo. Poi l'ho messa in scaletta. Cioè l'ho messa in scaletta, l'ho messa nei bis, quindi se non le chiedevate, no. Questa gente che chiede il bis, no? Ma devi loro di cascare nel divano dietro di te. Mi sta chiamando. Oh,
microfono. Grazie, grazie. Il mio abbigliamento da pattinatore è questo.